I primi voli al fronte, il 588 Reggimento femminile da bombardamento leggero notturno, in azione nei cieli del Donetsk e del Donbass. Nel gennaio 1942, per disposizione della Raskova, esperti istruttori di tattica aerea si occuparono dei voli di addestramento per le tre formazioni. Gli ingegneri Galina Michalovna eh, Volova e Antonina Costantinova Skorkova, uscite entrambe dalla Accademia Zukovski, ricevettero l'incarico di istruire i tecnici dell'armamento. In tutto 40 ragazze, molto diverse per carattere, costituzione fisica, livello di istruzione, prive delle nozioni più elementari in materia ma disposte ad impegnarsi fino in fondo per acquisire le competenze necessarie. Poiché gli aerei scuola erano insufficienti, la Volova e la Skorkova sc si aiutavano con dei disegni alla lavagna o effettuando esercitazioni pratiche a bordo degli aerei di altre unità in sosta temporanea nell'aeroporto della scuola. Nell'inverno 1941-42, che fu particolarmente rigido, scarseggiava anche l'equipaggiamento. Accadeva così che le aspiranti armiere dovessero lavorare senza guanti, incontrando molta difficoltà nel pulire o far funzionare, a causa del ghiaccio, una mitragliatrice. Si addestravano in genere con velivoli del tipo SBR-5, TB-3. PO2, ma erano molto preoccupate della mancanza del modello SU2 perché uno dei reggimenti, il 587, avrebbe dovuto volare su quell'aereo. Quando gli SU2 arrivarono, il tirocinio fu estremamente difficoltoso perché gli apparecchi si guastavano molto spesso a causa dei motori già vetusti e i tecnici avevano il loro bel da fare per rimetterli in funzione. Nel giro di qualche mese sarebbero stati sostituiti da un aereo più moderno, il PE2 Polycarpov 2, noto anche come Boston. Molti specialisti si impegnarono per insegnare ai futuri equipaggi la difficile attivazione del suo motore, il posizionamento e il funzionamento della mitragliatrice pesante UV, oltre a rotolare e sollevare bombe di 250 e 500 kg. Altri elementi del personale, come gli addetti alla manutenzione, presero a loro volta in prestito gli aerei temporaneamente in sosta in aeroporto. La Raskova, costantemente impegnata a seguire ogni problema tecnico, dovette più spesso raggiungere le città di Kibisev, Kazan e Mosca per trovarne la soluzione. Nell'aprile 1942 il reggimento dei caccia pesanti, il 586, esimo decollò per, il, per primo verso la linea del fuoco, in direzione di Stalingrado, con il compito di difendere dei punti strategici. Un momento durissimo, ricorda la comandante di Stato Maggiore Alexandra Makunina. In cui le due squadriglie alternarono il lavoro di preparazione bellica a quello dell'attività vera e propria al fronte, mentre lo Stato Maggiore doveva occuparsi di tutto, dei rifornimenti, degli alloggi, della trasmissione di messaggi in codice relativi alla preparazione dell'attacco. Contemporaneamente ebbero inizi i voli del 588 su aerei U2. La partenza per il fronte del 587 avvenne invece più tardi, poiché i PE2 erano aerei difficili da pilotare anche per il personale maschile. La complessa tecnologia degli IAC 1 e dei PE2 obbligò d'altronde la Raskova ad accettare comandi maschili piloti ed altri specialisti di sesso maschile nei reggimenti dei caccia, perché era impossibile per chiunque uomo o donna che fosse impararne l'uso in poche settimane. Potevano riuscirci soltanto delle campionesse come Marina, che si impegnò con tenacia nell'addestramento sui P2 insieme alle comandanti delle due squadriglie, che costituivano il 587. Il capitano Kazarinova, unica donna accettata nel comando della Camedemia Aeronautica Sovietica, posta a capo della prima squadriglia, e Zenia Timofeva della seconda. I PE2 richiesero dei tempi di prova molto lunghi e il 587 fu reso abile per il fronte solo il 25 novembre 1942. Partì per la sua prima missione il primo dicembre, quando era in corso l'offensiva germanica sul Caucaso. L'esercito sovietico poteva ricevere rifornimenti di benzina dai pozzi di Baku solo attraverso il Volga. I tedeschi lo sapevano, ed erano pronti a bombardare i carichi di nafta in transito sulla grande via d'acqua. Il 586 e il 587 si sarebbero perciò impegnati progressivamente in contrattacchi sul Basso Volga dove nel dicembre 1942 l'armata di Paulus e di Meinstein resisteva tenacemente per ordine di Hitler. Dopo che la prima squadriglia del Reggimento 586 ebbe raggiunto il punto K, Katia Migunova condivise quella drammatica esperienza operando presso lo Stato Maggiore del Reggimento 586 in qualità di vice comandante della seconda squadriglia. Vivevamo in rifugi semidistrutti, freddi, era molto difficile rifornirsi d'acqua. A un certo punto non riuscimmo a ricevere più alcuna notizia né dal comando di battaglione né dalla prima squadriglia. Non riuscivamo più a trovare i giornali né ad ascoltare la radio. Il lavoro dei tecnici era febbrile. Dovevano trovare l'acqua per l'aereo, rifornimenti per la mensa, secondo i, i piani strategici della Rascova. I tre reggimenti dovevano svolgere un'azione alternata. Di giorno agivano i caccia, di notte gli U2. Nella primavera del 1942 il reggimento 586esimo era riuscito a superare il battesimo del fuoco senza danno. Non fu così invece per il 588esimo, condizionato da una serie di variabili negative, non ultima tra le quali le caratteristiche del velivolo in dotazione. Nel corso degli anni 30 l'U-2, aereo d'addestramento, più tardi denominato PO-2, modello Polikarpov, era l'aereo scuola più frequentemente usato in URSS. Sconosciuto al di fuori dei confini dell'URSS, fu invece prodotto in grandi quantità nelle fabbriche sovietiche per alcuni decenni dal 1928 al 1951 rimanendo in uso almeno fino al 1959, anche in Polonia, con un apposito brevetto. Per la sua conformazione non era però adatto all'attività militare. Si trattava di un biplano costruito in legno e tela per cal, con due cabine aperte, disposte l'una accanto all'altra, munito di due comandi ai timoni, uno per il pilota, l'altro per l'ufficiale di rotta senza comunicazioni radio senza dorso rinforzato per difendere il pilota dai mitragliamenti nemici con una velocità massima di 120 km orari nell'aereo non esisteva una camera di lancio le bombe venivano coll collocate in contenitori situati sotto le ali dell'apparecchio privo di strumenti ottici per prendere la mira le aviatrici vi avrebbero adottato dei cannocchiali, ciò nonostante nei primi giorni di guerra l'U2 fu utilizzato molto spesso nel trasporto dei feriti per mantenere i contatti tra l'esercito sovietico e i partigiani infiltrati nelle retrovie nemiche in attività di ricognizione stabile in volo, docile ai comandi, l'U2 non aveva bisogno di speciali aeroporti e poteva atterrare ovunque, al centro di un villaggio, in un campo di patate, grano turco di mele in un bosco. Per alimentare il motore era sufficiente la benzina più comune. Per accenderlo bastava premere un bottone oppure il meccanico girava una vite. Il decollo era molto semplice, così come lo erano gli strumenti di precisione poteva volare solo di notte. Si sarebbe dimostrato molto efficace nei bombardamenti. Gli attacchi iniziavano al tramonto e proseguivano con pause di due o tre minuti fino all'alba. Proprio perché si trattava dell'aereo più elementare, fu possibile mantenere nel, reg nel reggimento che lo adottò equipaggi interamente femminili. Come si è già sottolineato in altra parte di questo lavoro, la complessità tecnica dei caccia rese necessaria la presenza maschile nei comandi o nelle formazioni di volo. Per quanto maneggevole, l'U-2 presentava però anche dei grossi rischi. Volare di giorno su questo apparecchio voleva dire esporre a grave rischio la vita del pilota, perché qualunque caccia nemico o qualsiasi artiglieria contraerea poteva abbatterlo. Di notte, senza radio, senza coperture o mascheramento, gli equipaggi dovevano essere in grado di individuare il bersaglio e di ritrovare la pista d'atterraggio in genere priva di riflettori, illuminata solo da fanali. Per il pilota di un aereo così piccolo, dotato di strumenti di bordo elementari, era molto difficile orientarsi, di individuare il suolo, le case non illuminate, aprirsi dei varchi tra le nuvole. Per tutti questi motivi, allorché la notte del 10 marzo 1942 il 588 reggimento dovette compiere il primo volo al fronte, trasportando delle bombe lungo una rotta ben precisa, in pessime condizioni atmosferiche, tre aerei si schiantarono al suolo a causa della foschia. Quattro ragazze, Ania Malaciova, Maria Vinogradova, Lili Tarmosina e Nadia Como avevano perso la vita. Ira Sebrova e Rufa Gaseva non riportarono invece neanche un graffio, nonostante l'aereo fosse completamente distrutto. L'esito infausto di quel primo volo indusse la Rascova a sospendere momentaneamente i bombardamenti notturni al fronte per migliorare la preparazione degli equipaggi. La nuova fase di addestramento veniva a coincidere così con la pausa imposta dal disgelo, che in Russia trasforma in torrenti di fango le strade di terra battute e la superficie della steppa in una palude. Entrambi gli eserciti ne approfittarono per riparare i danni causati dall'inverno e dai combattimenti. La Stavka aveva calcolato di portare gli effettivi dell'Armata Rossa a 9 milioni di soldati. Per compensare i 3 milioni di prigionieri caduti in mano germanica ed il milione di caduti in battaglia. Molte divisioni sovietiche erano ancora deboli, prive di riserve, mentre le fabbriche trasferite al di là degli Urali avevano prodotto 4.500 carri armati, 5.000 aerei, 14.000 cannoni e 50.000 mortai. Anche la Wehrmacht aumentava i propri effettivi. Nel gennaio 1941 si erano costituite 13 divisioni con nuove reclute e resti di altre unità. Altre nove si formarono poco dopo. Nel gennaio 1942 furono arruolate per la prima volta delle ausiliarie volontarie, che subentravano al personale dei servizi sedentari e dei conducenti dei veicoli, passati alla fanteria mentre altri volontari e ausiliari vennero reclutati tra i prigionieri russi furono così compensate le 900.000 perdite subite durante l'inverno nell'artiglieria e nel parco quadrupedi anche se in aprile esisteva ancora un deficit di 600.000 uomini ovviamente le perdite non vennero rese note furono invece mantenute in vita divisioni ridotte a un terzo dei loro effettivi Nell'aprile 1942 all'Oster mancavano 1.600 carri Panzer III e IV, 2.000 cannoni e 7.000 pezzi anticarro. Del mezzo milione di cavalli trasportati in Russia, nella primavera ne era morta la metà. Hitler era tuttavia convinto di riuscire a sbaragliare l'URS nel giro di pochi mesi, scatenando una vasta offensiva. Il cosiddetto Piano Azzurro. E allora la Russia, così Hitler aveva detto a Goebbels, sarà per noi quello che l'India è per gli inglesi. Esso comprendeva cinque operazioni separate: in Crimea, dove l'armata di Mainstein avrebbe annientato le truppe sovietiche nella penisola di Kerch per costringere poi alla resa, a forza di bombardamenti, di artiglieria Sebastopoli, che continuava a resistere dopo cinque mesi d'assedio. Le nove divisioni corazzate e le sei motorizzate dell'armata di centro, sottoposte al comando del fetmaresciallo Fedor von Bock, insieme a cinquanta divisioni meno efficienti, composte da rumeni, ungheresi, Italiani, slovacchi e spagnoli dovevano chiudere Voronez in una tenaglia per poi scendere lungo il Don fino a Stalingrado e congiungersi con il contingente in movimento da Cherkov. Le sue punte, come già avvenuto nel 18, con l'esercito del Kaiser, sarebbero penetrate tra il Mar Nero e il Mar Caspio ed avrebbero raggiunto Baku. Centro dell'industria petrolifera sovietica e vero obiettivo del Piano Azzurro. Un successo a sud avrebbe consentito alla Wehrmacht il rilancio dell'offensiva verso nord e la conquista di Leningrado. I danni prodotti in URSS dall'operazione Barbarossa erano ingenti. A metà ottobre del 1941, la Wehrmacht aveva occupato un territorio. Che avrebbe tenuto fino all'estate del 44 comprendente il 43% della popolazione sovietica, il 65% del carbone, il 47% della produzione di cereali e più di due terzi della produzione di ghisa, acciaio e metalli laminati, oltre al 60% di quelli dell'alluminio. L'8 maggio, non appena il terreno fu sufficientemente solido da sopportare i movimenti dei carri armati, il piano azzurro scattò con l'attacco di Mainstein alla penisola di Kerch, in cui caddero prigionieri 170.000 soldati sovietici. Sebastopoli avrebbe continuato a resistere fino al 2 luglio. Il 12 maggio, il contrattacco dell'Armata Rossa partito a sorpresa da Cerkov, città industriale chiave e importante centro per la produzione di carri armati, sembrava scompaginare la parte più importante dell'offensiva germanica, l'operazione Friedericus. Macleist, comandante della prima armata corazzata, riuscì a sfondare le difese russe sulla linea di Cherkov per ricongiungersi il 22 maggio con la quarta armata di Paulus.